Una domanda che mi viene fatta spesso è: quanto guadagna un mental coach? E poi un'altra domanda correlata è: ma è un lavoro che ha senso oggi? Mi conviene diventare un mental coach? Poi dopo riesco a vivere di questo lavoro? Queste sono le domande che mi vengono poste davvero, davvero spesso nell'ultimo periodo. E oggi, infatti, voglio fare un po' di chiarezza, voglio rispondere precisamente alla domanda: quanto guadagna un mental coach? Benvenuto in Perle di Coaching, io sono Mauro Pepe e questa è una community di crescita personale e tu puoi partecipare come mettendo mi piace, condividendo i video, iscrivendoti al canale, ma soprattutto commentando e scrivendo quello che pensi sia utile per tutta la community, facendo domande, magari anche dando delle risposte, dando una tua personale opinione, oppure dicendo: Mauro, faresti un video su questo argomento? In questo video in particolare parleremo di quanto guadagna un mental coach e soprattutto quali sono tutte le tipologie di guadagno di questa figura professionale. Il mental coach è una figura professionale nata negli Stati Uniti nell'80 e in questi 40 anni si è evoluta tantissimo. Quando nacque negli Stati Uniti esistevano i mental coach sportivi e i business coach e pochi si definivano mental coach, erano più che altro formatori o esperti di psicologia che iniziavano a lavorare per quello che riguardava la preparazione mentale per lo sport o per il business, per un manager che voleva fare il salto di qualità, per un imprenditore o per chi voleva diventare libero finanziariamente. In 40 anni si è evoluta tantissimo questa figura e oggi esistono i business coach, i mental coach sportivi oppure i mental coach negli e-sport. Gli e-sport sarebbero tutti quegli e-sport che si basano su un videogioco. Il mercato è enorme e infatti farò dei video specifici sugli e-sport. Poi esiste il wellness coach, il life coach, il financial coach e tutti quei coach specifici e sempre più settoriali. Quindi è una figura che si sta espandendo e si sta evolvendo tantissimo. Se tu vuoi diventare mental coach, ho fatto anche un video dove spiego tutte le strade possibili per diventare mental coach oggi in Italia. Ma noi vogliamo sapere quanto guadagni un mental coach. Aspetta, aspetta, devo spiegarti prima che mercato c'è. Oggi c'è una forte domanda di mental coach e iniziano a uscire anche un'altra generazione di coach. Quindi si sta creando un mercato, ma è un mercato tutto da fare. È un mercato che è lontano da essere maturo. Quindi c'è un mercato tutto da costruire e chi diventa mental coach oggi ha la possibilità di costruirsi il suo di mercato. Ed è questa una cosa molto molto interessante. Andiamo a capire quali sono le tipologie di impiego. Innanzitutto, alcuni mental coach possono essere assunti dalle aziende. Ad esempio, un business coach può essere assunto da un'azienda che ha degli obiettivi particolarmente importanti, oppure un mental coach può essere assunto da una società sportiva, ad esempio. Un'altra tipologia è quella del libero professionista, un'altra è un ibrido, cioè un libero professionista che ogni tanto lavora in maniera continuativa con delle aziende. Andiamo a vedere tutti i possibili guadagni che può avere un mental coach. Innanzitutto, i percorsi di coaching. Il mental coach incontra il suo potenziale allievo, stabilisce il percorso di coaching, quanti coaching fare e per che periodo, e stabilisce anche un investimento da far sostenere al proprio allievo. 2. La formazione. Alcuni mental coach sono anche degli ottimi formatori. Ad esempio, io in questo periodo della mia vita professionale sto formando nuovi mental coach, quindi sto facendo un percorso di formazione per mental coach e sto creando un format, e inizierò da breve a fare i corsi di formazione sui segreti del linguaggio del corpo, dove spiego come fare per leggere davvero il linguaggio del corpo delle altre persone. Quindi, oltre a fare i miei percorsi di coaching, faccio anche il formatore. Un'altra tipologia di guadagno sono gli stipendi aziendali, un'altra tipologia sono gli investimenti. Anzi, se tu stai cercando un business coach, rivolgiti a un business coach che fa anche degli investimenti, che è coerente in quel campo, perché lui davvero può aiutarti, perché è coerente. Un'altra tipologia di guadagno è l'infomarketing e forse farò dei video sull'infomarketing perché lì dentro ci sono delle opportunità davvero davvero interessanti. Ma andiamo a parlare di soldi, vogliamo capire quanto guadagna questo mental coach. Vogliamo sapere le cifre. Ti darò delle cifre medie. Andiamo a vedere innanzitutto nelle coaching e le coaching sportive. Un mental coach può guadagnare tra i 30 e i 200 euro a coaching. Raramente cifre più alte, ma ci sta qualcuno che guadagna di più. Negli e-sport si può arrivare a guadagnare anche di più, tra i 50 e i 300 euro a coaching, però anche lì raramente si arriva di più. Il business coach può guadagnare tra i 100 euro e anche oltre 1000 euro a singola coaching. Infatti conosco dei miei colleghi business coach,
molto verticali su un argomento e molto preparati. Personalmente penso che siano i numeri uno in quel settore, che per una singola coaching prendono molto più di 1000 euro. Andiamo a vedere invece gli stipendi. Si parte da uno stipendio base di circa 1500 euro quando un'azienda assume un business coach o un'azienda sportiva o un mental coach sportivo, ma si può arrivare a cifre veramente molto alte. L'anno scorso una squadra, il Palermo, ha pagato 160.000 euro un mental coach, ma esistono anche aziende in Italia che hanno pagato un business coach oltre 200.000 euro per un singolo anno. Dipende quanto il mental coach è bravo e quanti risultati può portare concreti per l'azienda. Nella formazione è complicato trovare una media di guadagni. Ci sono dei formatori che guadagnano 2-3.000 euro al mese, 40.000 euro in un anno, ma ci sono dei formatori che superano i 200.000 euro l'anno e alcuni formatori, quelli veramente veramente bravi, che hanno creato un'azienda tanti anni fa e che per tanti anni hanno fatto formazione, che oggi guadagnano oltre il milione di euro l'anno. I guadagni sono tanti per un mental coach, ovviamente guadagnano bene solo i mental coach molto bravi e non teoricamente bravi o che sono bravi a parole, ma che quando creano un percorso di formazione o di coaching per un loro allievo gli fanno ottenere un risultato davvero davvero importante. Se tu vuoi diventare mental coach, ti dico, guardati questo video che ti presento tutte le strade possibili per diventare mental coach. Ovviamente tutte le possibili tra la formazione anche di altre aziende oppure il mio percorso personale. Io mi auguro che questo video ti sia piaciuto. Se hai qualche domanda specifica, scrivila nei commenti, io risponderò a qualsiasi domanda. Da parte mia ti do un abbraccio e al prossimo video. Ciao!